Poi, per caso, mi sembra ad aprile 2017, un amico che non è nemmeno libertario e nemmeno un seguace dell'economia austriaca, ma è invece un sovranista monetario abbastanza vicino all'MMT, mi suggerisce di ascoltare una puntata di questo podcast, Il Truffone, in quanto si parlava di moneta. Il podcast è gestito da Francesco Carbone, che è un economista di scuola austriaca e anche un editore, la sua casa editrice è Usem Lab. Ma cos'è il truffone? Perché questo nome? Il truffone è il truffone monetario, il più grande esperimento economico di tutti i tempi, come lo chiama Francesco Carbone. Il truffone è la grande truffa del denaro, cioè il fatto che il sistema bancario possa legalmente creare denaro dal nulla, quindi aumentare l'offerta monetaria, sia attraverso la stampa di denaro da parte delle banche centrali che attraverso il meccanismo della riserva frazionaria delle banche commerciali. Questa falsificazione e contraffazione del denaro fiat, cioè del denaro a corso legale e a corso forzoso, crea tutta una serie di enormi problemi all'economia ed è responsabile dei cicli di bolle economiche e finanziarie e successive crisi disastrose. Il più grande esperimento economico di tutti i tempi consiste nello stampare enormi quantità di denaro, pensiamo alla BCE che ha stampato 80, poi 60 miliardi di euro al mese. Sono cifre, quantità di denaro mostruose che vengono create dal nulla. Questo è il grande esperimento economico, che secondo gli economisti austriaci è destinato a finire male, a finire in un grandissimo disastro economico e finanziario. Dunque, dicevo che per la prima volta, ascoltando alcune puntate di questo podcast, Il Truffone, mi sono avvicinato al pensiero libertario e all'economia austriaca. Qui c'è l'elenco delle puntate che ormai hanno superato quota 100. Partendo dalla prima puntata c'è la presentazione del podcast, si spiega che cos'è il truffone, questo truffone monetario, ma anche intellettuale e politico, il più grande esperimento economico di tutti i tempi. E quindi si parla di economia, si parla di società, si parla di libertà, perché le libertà sono importanti, si fa una critica alla democrazia, una critica alla pianificazione statale, all'interventismo dello Stato, sia nella società che nell'economia. Si spiegano gli errori del sovranismo monetario e così via. E si spiega anche che una diversa possibilità di organizzare la società in una forma che non preveda lo Stato, o almeno lo preveda in una misura estremamente ridotta, è possibile. Questa diversa organizzazione della società si chiama anarchia, è un'organizzazione anarchica. E qui ha inizio la seconda fase del percorso personale che mi ha portato verso l'anarcocapitalismo. La prima fase è stata quella di comprendere, anche grazie ai documentari di Mazzucco, quanto siano pericolose le concentrazioni del potere politico. La seconda fase è quella di scoprire che esiste un'alternativa allo Stato, alla democrazia e al socialismo. Questa alternativa è il libertarismo o anarcocapitalismo. Oppure, se proprio vogliamo mantenere uno Stato cosiddetto minimo, con funzioni ridottissime ed essenziali, allora possiamo parlare di liberalismo classico. Uno Stato minimo che ha funzioni soltanto di garantire il rispetto delle libertà individuali, sia in campo sociale che in campo economico, e il rispetto della proprietà privata. Questo è lo Stato dei liberali classici e in qualche modo è anche lo Stato dei cosiddetti miniarchici, cioè quei libertari che sono sostenitori di un sistema dove lo Stato è ridotto ai minimi termini. Si chiamano i sostenitori dello Stato minimo e il principale esponente è un libertario che si chiama Robert Nozick. Questo è Robert Nozick.